ecco, chiudiamo. Vai, chiudiamo, eh. Andiamo con una vita per la danza. Ricordo di Mimì una persona veramente eccezionale. Una persona veramente eccezionale, siamo al Teatro Verdi di Gorizia, c'è il Lions Club. Infatti, di Gorizia, dopo dirai, ci lasci. E adesso andremo a intervistare, facciamo un bel giro qua. Quanta bella gente. Di questa gente, ti devo dire che questa persona qua era direttrice della scuola di danza Tersicore, una persona veramente internazionale, mitile europea, perché praticamente c'erano delle scuole austriache, di Lubiana, slovene, comunque una persona che dava lustro alla città di Gorizia. Sentiamo il presidente della provincia. Era un esempio, penso che il nostro paese ha bisogno di esempi positivi in questo istante. Qui abbiamo davanti a noi una persona che praticamente ha dato tutta la sua vita per far crescere gli altri, ma non è solo la danza in quanto un elemento ludico, divertimento o non so come chiamarla, e la danza è anche disciplina di vita, è anche sacrificio, è anche impegno, quindi sono i valori che vengono trasmessi ed è molto importante che oggi qui questa iniziativa del Lions sia benefica, per cui tutte le entrate, tutti i soldi che verranno raccolti andranno a combattere quella terribile malattia che è stata la SLA e che sappiamo ci ha portato via questo grande esempio per i nostri figli. Scusate se insisto su questo, oggi l'Italia sta vivendo dei momenti molto difficili nella quale abbiamo un sacco di gente che non dà l'esempio. Ed ecco, forse dobbiamo riscoprire i nostri padri, le nostre madri migliori. Bene. Ecco qua, questo è invece il marito della signora Brandolin, il conte Prandi, e qua salutiamo anche il prefetto di Gorizia, poi saluto l'avvocato Marina Foggia che ha fatto uno scritto veramente eccezionale. Ecco l'inizio praticamente il suo, leggi un attimo cosa... Infatti nella prima parte c'è Mimì una stella lassù dal testo di Marina Foggia, l'avvocato che hai appena citato, e la voce recitante di Loredana Rossi. Benissimo, guarda una cosa veramente bella, è che non ho potuto lasciare a lungo perché abbiamo lo spazio quello che è. La presentatrice, riesci a prendere immediatamente se c'era scritto? Ma... Va bene, comunque lo cercherai, intanto te l'ho detto. Ecco qua c'è la presidente del Lions Club, ascoltiamo. Rendere omaggio doveroso ad una persona straordinaria che ha dedicato la sua vita intera alla danza. Una vita non comune, una storia artistica eccezionale. Questa è un'iniziativa che il Lions Club Gorizia Maria Teresia ha voluto realizzare in memoria di Mimì. Mimì è stata una socia fondatrice del nostro club. Benissimo, sentiamo... Del sogno della danza e della bellezza e dell'eleganza che lei veramente, Mimì Brandolin, è riuscita a regalare a Gorizia in maniera strepitosa. Veramente creando... Benissimo, allora salutiamo, questo era l'assessore alla cultura, Antonio Devetag. Bene, voglio ritornare di nuovo alla voce di Marina Foggia, che ha scritto veramente un testo veramente bellissimo a favore di questa... Di questa persona, della signora Brandolin. Bene, allora vai con la prima scuola. Sì, noi abbiamo Tersicore. La scuola di danza Tersicore, città di Gorizia, con l'Overture, la musica di Chopin, insegnanti Angelina Cumbo, Irene Sambo, la presentazione appunto di tutti i corsi accademici. Poi abbiamo scuola di danza sempre Tersicore, città di Monfalcone, che ha fatto il balletto Aquiloni con musica di Tiersen e la coreografia di Irene Sambo, anche qui. Poi abbiamo la scuola di danza balletto città di Cormons, che ha fatto la pioggia nel Pineto con coreografia di Nicoletta Iosifescu. La danza d'Ania città di Pordenone, omaggio a Mimì ovviamente, musiche di autori vari e coreografia di Franca De Sinio. E poi abbiamo la scuola di danza di Lubiana, che ha presentato Don Quixote con coreografia di Petipa. E poi abbiamo anche la scuola di danza Tersicore, città di Monfalcone di nuovo, che ha fatto il balletto Gamzatti con musica di Minkus, variazione di repertorio riproposta da Sonia Bergamasco, interprete Giulia Bean. Il Cenacolo Arabesque di Ronchi dei Legionari ha presentato a tempo di Swing, Moonlight, Serenade e Chattaconga, Ciò, musica di Miller e Warren, coreografia di Luigi Martelletta. E poi tra tante abbiamo anche The New Beat, musiche di Master Mix di Mims, Janet Jackson, Vanilla Ice e coreografia di Peter Ciacchi.
e poi tante altre, anche la scuola di danza Tersicore, sempre città di Monfalcone, ha presentato le CID con musica di Massenet, coreografia di Carmen Panader. Benissimo, allora lasciami dire un attimo, voglio dire anche che la scuola è portata avanti anche dal figlio, il conte Ferdinando Prandi. Benissimo, ecco, adesso andiamo, ci guardiamo un attimo questo bel, come si può dire, questo saggio che sono, per ricordare Mimì, sono arrivate le scuole di tutto il Friuli Venezia Giulia e diciamo anche dalla Repubblica di Slovenia, sì, da Lubiana. Da Lubiana, infatti. Bene, sei riuscita a tirar fuori casomai la presentatrice? Ma qua so che c'è il patrocinio del Comune di Gorizia, assessorato alla cultura e parco culturale, con il contributo della Fondazione, ricordiamo, Cassa di Risparmio di Gorizia. È stato presentato, organizzato dal Lions Club Maria Teresia, dedicato appunto a Mary Corina Brandolin Prandi de Ulmort. Mimì per le allieve e amici, ballerina, insegnante e fondatrice della scuola di danza Tersicore di Gorizia e Monfalcone, come abbiamo detto. Esatto. Al Teatro Verdi, sabato sera, hanno danzato le 160 allieve di 7 scuole del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia. L'incasso della serata sarà devoluto agli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. La SLA, benissimo. Sì. Niente, allora andiamo con queste scuole di danza, adesso abbiamo la bellezza di 20 minuti da vedere, te il balletto come va? Ti dirò, so che c'è una prima, una seconda come posizioni, ovviamente. Ecco. Però benissimo. Io non ho mai danzato, io sono molto per gli sport di squadra. Eccolo lì, bene, comunque andiamo e ascoltiamo questa bella danza e ogni tanto tiriamo fuori qualcosa. Sì. E vediamo se tu riesci a tirar fuori per sbaglio. Per sbaglio, vediamo. Sì. Poi ti devo dire anche che è arrivata, per ricordare Mimì, anche una ballerina che se non mi ricordo il nome, ma la conosco veramente da tantissimo tempo, da Ravenna. Da Ravenna?